Noi abbiamo iniziato questa avventura con il polo della meccatronica nel 2011, costituendo qui un piccolo centro di ricerca destinato a sviluppare alcuni nuovi prodotti. Abbiamo trovato localmente un ambiente molto, un contesto diciamo complessivo, molto interessante sia dal punto di vista della disponibilità di infrastrutture e personale di supporto, ma soprattutto la vicinanza a diciamo centri formativi molto importanti che oggi ci dà la possibilità di aspirare ad avere in termini di professionalità una forte presenza diciamo in futuro di ingegneria qualificata, professionalità diciamo tecnologicamente molto evolute qui localmente realizzate, diciamo generate qui in questa zona. Inoltre nel breve termine il polo di meccatronica realizzerà centri di prova con attrezzature e impianti che sono molto adeguati diciamo, allo sviluppo dei nostri prodotti e a ciò che diciamo, vogliamo realizzare per il futuro. Non è un caso che oggi abbiamo firmato nello stesso giorno l'accordo con Bonfiglioli per la creazione di questa nuova business unit e implementato la sinergia con l'università, con la Fondazione Bruno Kessler, con le imprese. Il polo della meccatronica si arricchisce di una presenza non più di un pezzo di azienda leader nel mondo, ma un'azienda che qui pianifica, progetta il futuro di una business unit completamente concentrata sulla filiera della meccatronica. Significa nuovi posti di lavoro di grande qualità, di grande profilo, significa investimenti in tecnologia, significa credibilità del progetto in una rete lunga di rapporti internazionali. È una politica industriale la nostra che dimostra di aver rotto con alcuni schemi del passato e oggi di diventare attrattiva per aziende che stanno crescendo di fatturato, stanno incrementando l'occupazione e sono un punto di riferimento della nuova manifattura italiana. In termini di incremento di occupazione, noi avremo, direi, una fase di sviluppo a breve termine molto importante che comporterà la localizzazione qui a Rovereto di tecnologie che sono oggi sparse diciamo in altre realtà del gruppo. Questo genererà già nel 2016 un incremento occupazionale dell'ordine delle 30 unità, quindi un raddoppio rispetto a quella che è la nostra realtà attuale già esistente qui a Rovereto. In termini di sviluppo futuro, l'impostazione è tale per cui diciamo nell'ambito del triennio di qui al 2018 contiamo di raggiungere le 100 unità lavorative occupate qui a Rovereto e comunque di portare questi prodotti in tutto il mondo nell'ambito della rete di vendita Bonfiglioli ad un successo molto significativo. La nostra scelta è quella di investire in questo polo di meccatronica e nella nostra realtà che già esiste qui all'interno del polo di meccatronica per implementare qui localmente la sede centrale di quella che è la nostra business unit destinata alla meccatronica per l'automazione industriale. Questa scelta farà sì che tutto ciò che sarà sviluppato in futuro da Bonfiglioli relativamente a questa area di business avrà origine, sede e sviluppo qui a Rovereto.